Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Allora, iniziamo subito a chiarire. Il primo video avete fatto benissimo ragazzi, mi spiace, ci sono state delle disattenzioni da parte mia nel riassunto delle regole, però grazie a queste osservazioni mi sono reso conto che effettivamente più che essere una sorta di video che vi serve per iniziare, sembrava quasi una di quelle robe che magari ti capita nel negozio, ti arriva il tizio e ti dice: lo sai che esiste anche il sito degli anelli? Sì, e ti vomita addosso 400 informazioni un po' così, e quindi una persona dice: no, vero, è bello, però insomma vorrei saperne di più. Allora, io ho deciso di fare in questa maniera. Dividiamo questo inizio in vari video che andranno a coprire le varie sezioni del manuale. Quindi come funzionerà? In questo primo video di oggi andremo a vedere le parti, quelle basiche, quindi il profilo di una miniatura, la scheda di una miniatura, quali sono le regole fondanti, quindi come si gestiscono le fazioni, che tipi di dado si tirano, come funzionano i test di caratteristiche, eccetera, eccetera, come si struttura il turno e chi inizia per primo, quindi le cose proprio base. Sto seguendo l'impianto del manuale che vi consiglio di prendere perché è fighissimo, e farò tutta una serie di video, saranno un po', che vi guideranno man mano per il manuale. Quindi premetto che chi conosce già il Signore degli Anelli troverà questo video molto noioso, perché vi dirò proprio come si cammina, come si respira. Chi non si è mai approcciato al Signore degli Anelli, spero, troverà questi video molto utili, perché veramente ragazzi cerco di coprire tutto, tutto, tutto. Quindi, grazie a incredibili slide con degli sfondi sfumati, ma proprio quella roba lì che, ragazzi, attenzione, partiamo e iniziamo con la base fondante di qualsiasi wargame, ovvero le caratteristiche. Eccoci qui ragazzi, allora ve lo beccate così perché se provo a fare la modalità presentazione non so perché smetto di registrare. Comunque credo sia abbastanza gestibile anche così. Allora, questo è un profilo caratteristica. Come vedete ci sono delle cose che magari vi possono saltare già all'occhio, che sono comprensibili, altre un pochettino strane, ci sono delle barrette dove non dovrebbero essere, ci sono dei più, ci sono degli scudini, insomma c'è veramente un sacco di roba. Quindi andiamo a vedere pian pianino le varie caratteristiche una per una. Questo profilo c'è per tutti, cioè ogni miniatura del Signore degli Anelli ha un profilo con queste caratteristiche. Poi le ultime tre, quelle con lo scudino, sono proprie solo degli eroi, le altre invece sono proprie di tutti quanti. Prima caratteristica, movement, MV, molto semplicemente vi dice quanti sono i pollici che una miniatura fa nella fase di movimento. Proprio più semplice di così non si può. Seconda, F, sta per fight. Fight è divisa in due, come vedete. Perché? Perché fight riassume in sé la perizia della miniatura nel combattimento corpo a corpo, il primo valore, e tiro il secondo. Ora, perché il primo non c'ha il più e il secondo ha il più?
molto molto semplicemente, poi lo vedremo meglio nel video relativo alla fight phase, ai duel, eccetera, eccetera. Perché il primo è un valore che viene utilizzato per determinati tipi di prove contrapposte, il secondo è semplicemente il valore che deve uscire dal dado per far sì che il tiro abbia avuto successo. Quindi il primo è un 5, più alto è più è meglio, okay? Più è migliore, quindi più alto è il valore, più siete a posto. Il secondo invece è proprio il valore secco che avete bisogno di fare col dado per far sì che la freccia parta. Ecco perché sono divise in questa maniera. Strength, il terzo. Ovviamente più alto è, meglio è. Strength vi serve per le prove contrapposte per vedere se riuscite a ferire un avversario. Prove contrapposte che vengono eseguite contro la D, che è la quarta caratteristica, ovvero defense. Anche questa, più alta è, meglio è. Ed è molto importante nel Signore degli Anelli perché riassume in sé non solo quella che è la classica resistenza, ma anche l'armatura, perché una volta penetrata la difesa, al netto di particolari regole speciali, molto rare e di solito proprie degli eroi, la ferita è passata. Quindi defense non solo è la resistenza fisica della miniatura, quanto è forte nel prendere colpi, ma anche la sua armatura. Molto molto importante questa caratteristica, che fa parte di uno dei meccanismi probabilmente che mi piacciono di più il Signore degli Anelli, ovvero la scarsità di modi di salvarsi quando una ferita è passata, che secondo me abbrevia tantissimo le partite, rende molto più soddisfacente il corpo a corpo, insomma. Io sono innamorato di sta regola. Poi, Attacks. Attacks è proprio il valore letterale del numero dei dadi che una miniatura tira durante un duello. Poi vedremo che cos'è il duello, è fondamentalmente in corpo a corpo. Quanti sono gli attacchi che fa una miniatura in corpo a corpo, che si traducono letteralmente in quanti sono i dadi che vengono tirati. Wounds sono le ferite, sono quante sono le ferite che il modello può incassare prima di finire fuori combattimento, e Courage è la disciplina di un modello, quanto un modello è in grado di resistere al terrore, alla paura, spesso quanto il modello anche è in grado di gestire situazioni di panico, situazioni di difficoltà sul campo da gioco. Insomma, courage, il coraggio. Dopodiché, arriviamo ai nostri tre amici con lo scudino, che avendo lo scudino a occhio, a naso, mi fanno pensare a super caratteristiche incredibili, che veramente è una roba che non riesco a dormire la notte. Come funziona? MWF, quindi Might, Will e Fate. Prima cosa, sono caratteristiche proprie solo dei modelli con la keyword hero, quindi solo per gli eroi. Seconda cosa, non sono vere e proprie caratteristiche come le altre, bensì sono punti. Cosa significa? Significa che queste caratteristiche non sono tipo strength o strength 4, ok, might o might 3, no. I punti servono per essere spesi. Questi punti vengono spesi e non si rigenerano automaticamente. Ricordatevi, quindi, quando io spendo un punto might, poi non è che lo spendo per quel turno, il turno dopo mi si rigenera. E anche questo è molto importante perché vi costringe a pensare bene quando spendere questi punti. E per sommi capi, poi nel video relativo agli eroi andremo a vedere in maniera più specifica come funzionano. Allora, might sono dei punti che, dice la parola stessa, servono o per vabbè, la parola stessa, sì, in realtà è il might, la forza, quindi quanta forza al modello significa, si trasla in punti che servono a modificare i tiri di dado. Un punto might più uno su un tiro di dado, 2 punti might più 2 su un tiro di dado, 3 punti might più 3 su un tiro di dado, quindi magari
quella classica situazione, ma perché Aragorn non riesce a sfondare un goblin e trasformarlo in atomi, perché continua a tirare uno? A questo punto, se proprio voglio farmi del male, spendo un punto might, quell'uno diventa un 2 e ce la faccio, per dire. Questo è un tiro di esempio, e non sto parlando di un tiro tecnico, cioè ragionato, sto facendo un esempio. Però per farvi capire, quindi il might serve sia per modificare il tiro di dado, serve anche per dichiarare quelle che sono definite le azioni eroiche, che andremo sempre a vedere nel video degli eroi, che sono delle azioni che servono a fare movimenti extrafase, fare particolari cose che possono fare solo gli eroi in quanto tali. Quindi il might serve per questo. Il will è comunque un serbatoio di punti. A livello di spesa e rigenerazione funziona come esattamente il might. Quindi anche qui dovete stare molto attenti, però il might serve per fare tre cose differenti. Per castare un incantesimo, per resistere a un incantesimo, oppure per passare un tiro di coraggio che è stato fallito. Cosa significa? Significa che per gli incantesimi vedremo quando parleremo degli eroi maghi. Per resistere agli incantesimi significa che voi potete spendere un punto di will per resistere, quindi ogni punto che spendete vi serve per resistere, c'è un tiro di dado, poi quello lo vedremo, o per passare un tiro di coraggio. A questo punto funziona come il might, ovvero che si tratta di punti che voi aggiungete a un tiro di dado. Fate invece funziona in maniera un po' diversa, nel senso che il fate è la meccanica principale che vi permette di ignorare le ferite. Questo perché? Perché il meccanismo per il quale una volta penetrata la difesa la ferita passa è bellissimo. Però per quanto riguarda gli eroi, probabilmente servirebbe anche un modo per evitare che un eroe tipo Elrond si prenda una freccia e se la prende punto e basta. Quindi anche il fate non si rigenera. Quando lo spendete, lo spendete, e per ogni ad ogni punto di fate corrisponde un tiro di dado. Significa che se io prendo una ferita e ho 2 punti fate, posso spendere un punto fate per tirare un dado. Con un risultato di 4, 5 o 6, la ferita è ignorata. È un save, ragazzi. Solo che invece di essere un save fisso, come per esempio il Warhammer 40.000, ci sono modellini che hanno un save al 4 più, è un save contato, perché in questo caso io ho solo 2 tentativi, dopodiché non ne ho più. E soprattutto nel momento in cui io spendo un punto fate e tiro un dado e non faccio 4, 5, 6, ma faccio 1, 2, 3, il punto fate è speso e la ferita è presa. Come vedete, il sistema di allocamento della ferita è molto punitivo in questo gioco, però ripeto, a mio parere è forse una delle cose migliori, perché a parte la soddisfazione di far passare la roba senza che il tuo avversario tiri 400 tiri, ah no, aspetta, disgustosamente resistente, poi il tiro salvezza, ah no, però c'ho l'area della l'aura del comandante che mi salva le mortali al 6 più, no, però aspetta che c'ho la regola che mi fa anche tirare un dado che è al 3 più, te la rimbalzo indietro, no, non c'è tutta questa roba. Poi vedremo, ripeto, all'interno del video degli eroi come funzionano nel particolare, quali sono le azioni eroiche, come funziona il punto will speso per resistere agli incantesimi, degli esempi di attacchi e di gestione dei punti fate. Altra cosa che butto lì, che secondo me serve iniziare ad anticipare, è che i punti non si rigenerano in automatico, ma ci sono delle meccaniche, principalmente incantesimi, che vi possono permettere di ripristinare in parte l'ammontare di punti che avete, però anche queste sono regole avanzate che vedremo successivamente. Ora abbiamo visto il profilo caratteristiche. Come funziona una scheda a questo punto? Io adesso vi do un esempio di scheda. Allora, questa è la scheda di Elrond. Ora,
Anatomia della scheda si chiama nel manuale, quindi facciamo proprio l'anatomia. Allora, la prima parte sono le caratteristiche, quelle che abbiamo visto prima. Come vedete, Elrond ha caratteristiche molto alte, ci mancherebbe al cazzo. Quindi la prima parte sono le caratteristiche, quelle ce le abbiamo. Dopodiché ci sono delle regole addizionali subito sotto. Per esempio, qui vi dice che Elrond, se è nella vostra armata, tutti i Rivendell Knights con l'arco non contano per il limite degli archi. Questa è una cosa che poi vedremo, c'è un limite sul numero di armi da tiro che potete mettere nella vostra lista. In questo caso, se c'è dentro Elrond, l'unità che si chiama Rivendell Knight con l'arco non conta ai fini della percentuale di archi permessi all'interno della lista. Dopodiché c'è il Wargear, quindi che cos'ha il modello? In questo caso vedete che il Wargear, anche se si tratta di un eroe leggendario, non ha cose incredibili. Ha una spada elfica e via, ma quello ovviamente perché è Elrond. Però per dirvi che anche un eroe del genere, che tecnicamente se andiamo a prenderci Warhammer 40.000, possiamo tranquillamente paragonare a potenza, a ruolo all'interno del lore, ha un Roboot Gilliman. Roboot Gilliman c'ha la spada delle fiamme eterne, è l'armatura dei pugni infernali, e l'elmo della visione mistica dei 420, tutte ste robe. Elrond ha una spada e basta, vi assicuro che basta. Quindi anche questo stile ricorre moltissimo nel Signore degli Anelli ed è uno stile molto sobrio, molto elegante, molto essenziale, che nulla toglie alla complessità tattica del gioco. Comunque, in Wargear ci sono gli oggetti che ha un modello, sia le armi, sia le armature, sia gli oggetti speciali, come in questo caso appunto Vilia, dove c'è scritto per esempio che quando Elrond tira un dado con i suoi punti Fate lo può ritirare. Ha un reroll sui punti Fate che, per le regole che vi ho detto prima, è tantissima roba, ragazzi. Poi, le azioni eroiche, le famose azioni eroiche. Ci sono un sacco di azioni eroiche. Ogni modello può farne di determinate. E queste azioni eroiche permesse sono all'interno di quella sezione. Quindi queste sono le azioni eroiche che coi punti Might, coi punti in generale, Elrond può fare. Poi ci sono le opzioni. Quindi, cosa può avere in più? Ci sono il nome dell'equipaggiamento e i punti che vengono spesi. Questo serve perché molto spesso i modellini del Signore degli Anelli, e questa è una cosa che hanno azzeccato tantissimo, sono personaggi presenti in varie situazioni dei film, dei racconti, e a seconda delle situazioni possono avere determinati equipaggiamenti. Quindi, per esempio, Elrond, durante la bellissima scena iniziale del Signore degli Anelli, dove c'è il combattimento con le orde di Sauron, per semplificare molto per chi si approccia ora al gioco, se vi ricordate, ha un'armatura enorme, incredibile, quindi ha la Heavy Armor. Mentre invece, magari, se se ne sta per i fatti suoi a Rivendell, non ce l'ha, per dire, perché magari se fatti suoi, si sta bevendo il tè, non si beve il tè in Heavy Armor, per dire che le options vi servono per gestire i personaggi con il giusto equipaggiamento a seconda delle situazioni, delle epoche e del ruolo che hanno nei racconti di Tolkien e nei film. Poi, vabbè, c'è anche cose in più che ci sono in più, così, per esempio il cavallo può averlo o non averlo, e questo vi serve perché anche questo è molto 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 comodo, perché in un'unica sezione vi fa vedere quanti sono i punti e perché cosa, non dovete andarvi a riprendere la sezione equipaggiamento, a cosa è permesso, cosa non è permesso, è tutto qui. Poi la sezione regole speciali. Allora, qui la sezione regole speciali la vediamo molto in fretta perché sarà propria poi del video relativo agli eroi. Qui ci sono tutte le regole speciali.
Questo è tutto quello che vi dirò per il momento. Perché se no non vi butto addosso troppa roba e non è comprensibile. Qui ci sono le regole speciali. Ok? Dopodiché, Elrond è anche un modello che è in grado di castare, quindi di usare la magia. Ormai dovreste aver capito che il Signore degli Anelli ci abitua a trovare tutte le regole che ci servono in un unico punto, e quindi ci troveremo anche quali sono i poteri magici che può lanciare e qual è il risultato che deve fare. Cosa vuol dire il risultato che deve fare? Perché c'è un 4 più? Perché c'è un 3 più? Lo vedremo nel video degli eroi. Però il casting 4 più, 3 più. Magari qualcuno c'è già arrivato, però lo vedremo con calma nell'altro video. Anche qui Magical Power è molto semplice perché ci sono dei poteri che sono propri di alcuni eroi, ma c'è anche un monte poteri generico, di cui per esempio fa parte Renew, per dire, per cui anche questo è molto semplice. Voi avete il monte incantesimi generico, però se andate sulla scheda del personaggio vi hanno già prelevato quelli che sono i poteri generici che il personaggio può lanciare. Quindi questa è una scheda di un personaggio. Ora, come vedete, quali sono le... Adesso ci fermeremo qui questo video che è già diventato un pochino lunghetto, però secondo me serve spezzare le regole in questo modo molto, 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 magari tedioso, però serve proprio a partire dalla base. Quali sono le prime conclusioni che possiamo trarre? Sicuramente ci troviamo davanti a una base molto, ripeto, elegante, molto essenziale, molto comprensibile. Le caratteristiche che ci sono caratteristiche che hanno un senso, servono a qualcosa, hanno un loro peso specifico e si iniziano già a intravedere quelle che saranno le meccaniche che rendono il gioco molto molto interessante, la meccanica di assegnazione e di gestione delle ferite sui modelli e i punti per quanto riguarda gli eroi. Nel prossimo video vedremo come si divide un turno, come si decide chi ha la priorità e come funziona la prima fase del turno, che è la fase di movimento. Come funziona? Mi muovo di più, ci sono gli ostacoli, io corro, io carico, insomma, vedremo tutto in quella sezione. Come sempre, se c'è qualcosa di non chiaro, se c'è qualcosa che ho detto male, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti e se sono riuscito a cavarmela e non ho detto cazzate, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Fidatevi del Mac! 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 Fidatevi del Mac!